Io sono arrivato nell'anno scolastico 68-69 a Cremona e a quei tempi lì, in tutta la popolazione scolastica, 18 persone c'erano, di quattro classi, 18 persone. Il capomaestro di laboratorio titolare a cattedra, aveva la cattedra, il nostro Pietro Sgarabotto, e mi ricordo che ancora aiutante tecnico, poi passato maestro di Giobatta Morassi, e insegnava in taglio, insegnava a intagliare il legno, in scultura, il taglio del legno, e Francesco Bisolotti. C'erano tre maestri praticamente che mi hanno portato al diploma nel 72. Beh, particolarmente il maestro Sgarabotto, che è storicamente famoso maestro della scuola di liuteria fino agli anni 90, anzi nel 90 è morto, e lui era molto amichevole, molto, molto simpatico e umano con me. Mi ricordo quei tempi che, come tutti gli studenti, Niankhangel, e allora lui portava addirittura, non so, le caramelle, la mela, tanto che lavoravo, veniva lì, ho portato una mela come merendina, ero tutto grato naturalmente perché, a parte del pensiero, anche era una cosa veramente utile. E lui aveva molta pazienza, un maestro di vecchio stampo, perché è nato e vissuto col suo padre in bottega, che è diventato poi liutaio molto conosciuto. Comunque lui era abbastanza, come dire, modesto anche nelle sue manifestazioni. Quando si parlava di liuteria, parlava il mio padre come il principe della liuteria italiana moderna. E il papà, sappiamo tutti chi era, Gaetano Sgarabotto, grande liutaio, anche grande copista, grande riparatore e restauratore, e faceva tanti lavori perché, come raccontava il Pietro, a quei tempi per vendere il violino a 20-30 mila lire c'era festa, era festa, e si mangiava la carne. Queste cose mi sono rimaste un po' nella memoria, perché raccontando, noi ascoltavamo, come capire, a quei tempi lì, poi negli anni 70, quando lui raccontava, si vendeva tutto a Cremona. Cioè c'era una produzione limitata, e nel 72, quando sono iscritto io al Camera di Commercio, eravamo in quattro gatti a Cremona come liutai. Adesso sono 150, quindi c'è la bella differenza. Ma si vendeva tutto, in Inghilterra, in America, in Giappone, insomma, il mercato era. Non riuscivo quasi a dormire per il dovere di lavorare, perché c'erano le scadenze. E lui raccontava questa storia. Sì, però negli anni 50, 40, dopo guerra, così era, in 50 era festa quando si vendeva un violino. Beh, io, Sgarabotto, il Pietro, ha avuto anche l'esperienza infantile abbastanza dura, però dopo comunque lui si è rifatto, era anche un ufficiale di polizia. Mi raccontava che andava con la moto Guzzi, che era una cosa per noi, ascoltavamo. Io ero comunque uno dei più vecchi, i miei compagni di classe, che c'erano Zambelli, Bini e altri ragazzi di 14 anni che vengono a scuola, vero? Chiamavano il papà, io ero il papà. Stavo un po' dietro anche a questi ragazzi qua, che io avevo già fatto il militare, ero già, diciamo, un po' avanti. E poi io,
con Sgarabotto trovavo abbastanza facile anche il dialogo, perché non si parlava come tenere la sgorbia. Lui al limite mi diceva qualcosa per via dello stile, delle forme, dell'estetica, perché io ho già fatto il violino prima di venire a scuola di liuteria col mio papà, che del resto era anche lui suo allievo negli anni 60. Quindi è una storia che continua a ripetere. Perché dopo con Giorgio Scolari, che sono stato allievo anche con Morassi, poi il mio figlio poi era allievo di Scolari, il figlio di Morassi era mio allievo, quindi è una continuazione un po' così. Non so, io di particolare di Sgarabotto posso piccole cose. A quei tempi lì Sgarabotto, negli anni 70, abitava all'angolo di Piazza Marconi, dove poi ho preso anch'io una stanzetta, come ero in pensione dal vecchio bidello, non c'è più ormai, Guiorci, che aveva un appartamento abbastanza ampio. Allora, Sgarabotto abitava in una stanza di fianco, io un'altra stanza, e avevo la pensione, diciamo, diviso con Sgarabotto, e quindi avevamo anche un po' di amicizia, per dire. Lui aveva 65 anni, io 23, però lui mi trattava non come un bambino, insomma, e ogni tanto raccontava le sue vecchie storie di violini, che suo papà, come faceva lui, lo ascoltava, la guardava, cercava di imitare, ma il suo papà era il principe della liuteria, inavvicinabile, diciamo, che ha fatto sì anche la fame, ma anche dei trionfi.